Buongiorno, buona domenica a tutti e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa mattina sto con le mani in pasta da un paio d'ore almeno e Visto che quindi, non si può uscire. visto che non si può uscire, siamo a casa e facciamo le metà dosi delle ricette che comunque ho in mente. Perché metà dosi? Perché faccio degli assaggini. Non si può mangiare troppo, già ci muoviamo poco e quindi automaticamente facciamo la metà dose di qualsiasi cosa. Detto ciò, allora Che ti sei inventata andrò a oggi? fare la ricetta dei miei, sottolineo Cantucci, Tozzetti, Sì, chiamateli come anche perché volete. ogni regione, ogni città li fa in Esattamente. maniera o totalmente diversa o Esatto. leggermente diversa. Quindi, Esattamente, quindi sono proprio i miei questi, anche ok. perché già chi li chiama Cantuccini, chi li chiama Tozzetti, quindi già è Esatto, esatto. diverso tra di loro. Sono diversi tra di loro. Allora, è È una. una ricetta lunga? No, non è una ricetta lunga, è una ricetta anche a basso costo, tutto sommato, perché tanto ormai le mandorle e le nocciole si trovano tranquillamente. Come avete visto nei supermercati, nelle bustine monodose che costano pochissimo e quindi potete farla in queste dosi tranquillamente con 4 euro, tranquillamente. Si può fare avere un dolce in casa, fatto in casa con 4 euro, caspita, cioè, voglio dire. Allora, andiamo a procedere e a dirvi gli ingredienti. Vai. Qui ho 250 grammi di farina, ma è metà manitoba e metà 00. Quindi abbiamo 125 manitoba, 125 00. Poi abbiamo un cucchiaino scarso di lievito per dolci, che metto immediatamente nella Subito in planetaria, planetaria. subito. 150 grammi di zucchero semolato, Subito in planetaria. Sì, 2 cucchiaini di liquore. Io in questo caso ho usato il Baileys, potete usare l'amaretto, potete usare il Vinsanto, potete usare quello che volete. Ripeto, la ricetta è la mia. Voilà! vi piace può diventare anche la vostra. Certo. Poi abbiamo un pizzicotto di sale, perché nei dolci, in qualsiasi dolce, il sale ci va. Nel tiramisù no. Tiramisù c'è il caffè che copre E tutto e poi il poi tutto. comunque il mascarpone è già salato di suo. Andatevi a vedere il tiramisù alle fragole. Io È ancora. rimasto piacevolmente. Oh, guardate che bello, sono 2 tuorli. Quindi. E quindi niente, è comunque nuovo. 2 uova, dicevo. Sembrano 3, ma sono 2. In uno c'erano 2 tuorli e quello Bello, l'ho. porta bene. E porta, dicono che porti bene. Meno male, siamo in quarantena, vedi tu. Appunto. Allora, detto questo, abbiamo messo tutti gli ingredienti nella planetaria e adesso li vado a mettere appunto in planetaria. Avete bisogno anche di mandorle, scusate, nocciole pelate e mandorle non pelate. Io li faccio di 2 tipi, ma voi, volendo, potete aumentare la dose se siete in tanti e li potete fare con la cioccolata, con i canditi, con l'uvetta, li potete fare in qualsiasi. Coi pinoli, ragazzi, Viene bene? vengono di un buono coi pinoli, una cosa stupenda. Scusa una domanda, perché le Sì. mandorle non pelate? Perché la Cioè, pellicina della mandorla ci sta ci sta bene. bene, Sì. e mi piace. Invece quella della nocciola, che è un pochino più Sì, e duretta, un pochino più a, si no. spalda anche spesso. Esatto. Ok, ci vediamo a Ci planetaria. Perfetto, vediamo in pasto pronto. tra poco. A tra poco. Eccolo qui. Ho tolto l'impasto dalla planetaria, ho messo un po' di farina sul tavolo, ho già preparato la placca da forno con la carta da forno. Adesso, guardate, l'impasto vi verrà morbido e anche leggermente appiccicoso. Quindi, nel caso in cui sembri troppo morbido e appiccicoso, voi che cosa fate? Carini carini, mettete un cucchiaio di farina in più. Ok, lo divido in 2 parti, vedete come appiccica? Questo perché? Perché la quantità di zucchero che è superiore in percentuale a quella di farina.
A questo punto mettete una bella manciata di mandorle in uno e le incorporate in questo modo. Anche se si vedono da fuori va benissimo, eh? Cioè i cantucci comunque si vedono da fuori. Esatto, cioè se non si vedono da fuori è perché dentro ce ne stanno poche, parliamoci chiaro, eh? Allora, dicevo, fate questi due, diciamo, filoncini, chiamiamoli così, una manciata di mandorle. Io non vi ho dato la dose precisa delle mandorle per un semplice motivo, perché ognuno poi ne mette la quantità che desidera, né tantomeno quella delle nocciole, e vale lo stesso discorso, ne mettete quante ne scivolano. Io per esempio da piccolo quando li mangiavo prendevo soltanto quelli dove si vedevano le nocciole, ma penso un po' tutti, perché poi quando li trovavo vuoti erano, non erano buoni. Beh, volendo si possono fare anche vuoti. Ah sì, volendo si possono fare anche vuoti. Cioè, volendo puoi fare come ti pare, però. Esatto. Per esempio, con pistacchi o anacardi si... Scusate, sono girata dall'altra parte, Volendo, con pistacchi o anacardi si può fare, oppure cotti poi diventano... Oddio no, con gli anacardi no. No. Con ho provato noccioline. Una volta... con le noccioline, ma insomma, vedete come appiccica? Voi fate così e li rimettete a posto. Allora, cercate di non schiacciarlo troppo sul tavolo perché sennò si riappiccica, purtroppo è così. Ok, potete farlo più largo, io preferisco farlo un pochino più stretto, ma più lungo, in maniera che ne vengono di più e sono più piccini e si taglia meglio, magari. E si taglia meglio, esattamente. Adesso mettiamo questi due filoncini, questi due panetti in forno per 20-25 minuti, forno statico a 180 gradi. Poi comunque lo vedete, devono dorare sopra. Come sono dorati sopra, li togliamo e poi vi faccio vedere cosa dovete fare. A dopo. Eccoci qua, sono pronti. Che bel colore. Mi raccomando, fate preriscaldare bene il forno, perché comunque, sì, questo succederà. Allora, adesso li andiamo a tagliare in questo modo. Proprio come sono i cantucci, no? Sì. Di sbiego. In obliquo, allo sangue, fate come volete. Vabbè. Ecco qua. E poi vanno rimessi qui, sì, esattamente. Ah, quanto sono belli. Sì. Sono venuti proprio bini. Perché non sono ancora pronti. No, adesso questi vanno di nuovo in forno a circa 135-140 gradi. Forno ventilato, oh mio Dio, scusate, ma scotta! Ecco qua. Per una ventina di minuti, 25 minuti, dipende sempre dai forni. Che spettacolo! Viene voglia di mangiarli per adesso? No, ma volendo potete farlo, nel senso che comunque sono buonissimi anche così, Solo che se li volete inzuppare dentro al vinsanto, conviene che li fate tostare un po'. Scottano! E quindi ci vediamo... Ci vediamo tra 20-25 minuti. Perfetto. A dopo. Eccoci! I cantucci sono pronti, ovviamente con la mia ricetta, sottolineo. E niente, sono ancora caldi, bollenti, incandescenti. Guardate come sono bellini, sentite?
Pronti, per forza, pronti ad essere inzuppati nel vino. Sono veramente belli, non devo dire, hai fatto un ottimo lavoro. Grazie. E adesso io mi vado a scegliere questa qui. Quello con più mandorle, eh? Questa qui. C'è l'occhio fino. Guardate, guardate quante mandorle. Beh, ce ne potevo mettere un po' di più in effetti, eh? Però va bene così, dai. Crocchiano, eh? Ti sento? Buoni. No, grazie. Veramente buoni. Sono proprio come mi ricordavo io. Complimenti a tavola con Silvia. Grazie, grazie mille. Anche stavolta l'atto centro. E deglutisco. E sottotitoli. Sì, perché a me piacciono senza niente, non... Poi sono gusti quelli di inzupparli, certo, oppure no. Anche perché adesso sono ancora caldi, quindi sono ancora leggermente morbidi, sì, all'interno. Sì. Quando si raffredderanno diventeranno completamente duri. E... provate a farla anche voi questa ricetta e poi fateci sapere come vi viene. Magari mandandoci le foto sul nostro gruppo Tutti a Tavola con Silvia, gruppo Facebook. Ciao a tutti e alla prossima ricetta. Alla prossima, grazie. Ciao.